Io le donne non le capisco è offerto da Coccolatevi, i profumatori concentrati per il bucato e la casa. Coccolatevi, profumo vero che profuma davvero. Coccolatevi.it. A me le donne mi lasciano. E siamo pronti, eccoci qua, torniamo alla nostra diretta, pronti come sempre al sabato per un'altra super puntata di Io le donne non le capisco. E allora vado subito a dare la linea alla nostra Sonia D'Agostino e i suoi ospiti. Sonia, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao Stefano. Buon sabato. Buongiorno. Ciao Stefano, ciao, un grande saluto, grande ritorno, Rita Dalla Chiesa, Gianettore Cassani. Buongiorno. Una new entry, Marco Cavalli, che insieme ad Alessandro Zaltron ha scritto un libro molto interessante di cui dopo parleremo, che è About Sex. Poi nella seconda parte avremo anche Tommaso Luciano Ponzi, che sarebbe il nipote di Tom Ponzi. Il tema della giornata, e poi dopo vado avanti con Alberto e Loredana, che dobbiamo fare una cosa per Loredana, vero Alberto? Il certo. Tema della giornata è: l'amante nel tradimento è più vittima o carnefice? Cioè, va colpevolizzata l'amante oppure c'è una corresponsabilità? E allora, questo è il tema della giornata, 3775-104-500. Ma prima di iniziare dobbiamo fare, Alberto, una cosa per Loredana, perché ieri ha compiuto gli anni. Tanti Vai. Auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri bella Loredana, grazie. Abbiamo solo potuto vedere le torte bellissime che hai fotografato, ma avessi mandato una fetta di torta a casa nostra, niente, egoista fino in fondo. Allora io direi, vedo la faccia di Rita abbastanza agguerrita. Sì, perché per me sono carnefici. Sono carnefici, chiuso il discorso. D'altra parte, se ti intrometti in un rapporto, non c'è niente da fare. Cioè, se tu sai che la persona della quale tu ti stai neanche innamorando, stai entrando in un rapporto, e un rapporto fra altre due persone, perché lo devi fare? Vattene a cercare un altro o un'altra. Cioè, io la penso così. Si possono sempre fare i passi indietro, ma non è perché sono bigotta, è perché mi incavolo realmente su queste cose, nel senso che io non accetto che una persona venga a intromettersi nel mio rapporto personale. Loredana? Ti butto fuori a calci. Allora, ragazzi, attenti. Loredana, vai. Io personalmente do la responsabilità al proprio partner che tradisce, perché lui è il vero, diciamo, esecutore, nel senso che di persone che possono intromettersi, no? Nel nostro percorso ce ne possono essere tante, chi non le ha vissute, però è poi lui che delimita, diciamo, il proprio orticello in tutela dello stesso. Loredana, tu mi dovresti insegnare che ci sono dei momenti di fragilità in una coppia, certo, ci sono dei momenti in cui magari la coppia sta attraversando un momento difficile, di crisi, in cui se tu entri in questo rapporto, il rapporto davvero si può sfaldare. Allora, anche se, come dici tu, il partner non dovrebbe minimamente accettare, ecco, questo io trovo che... Voglio fare un giro, Loredana, sentiamo un attimo Gianettore, Marco, Alberto, vai, Gianettore. La legge condanna soltanto il fedifago e non l'amante. Quindi evidentemente il legislatore ha creato un limite. Prima si puniva anche l'amante. Poi dal 68 in poi, quando sono stati abrogati i reati di concubinato e adulterio, ormai l'amante è fuori da ogni responsabilità. È chiaro che, come giustamente dice Rita, indubbiamente entrare a gamba tesa nel menage familiare, anche di una coppia in crisi, è indubbiamente un fatto disdicevole. Però è anche inevitabile molte volte. Perché non sempre l'amante vuole divertirsi sessualmente, a volte si creano dei veri e propri amori. Io ho scoperto nella mia vita professionale di avvocato che, per esempio, l'amante poi è diventata la successiva moglie di quell'uomo, o nel caso contrario,
un uomo che entra nella vita di una donna sposata, magari poi hanno vissuto tutta la vita. Quindi magari tutte queste richieste di addebito, queste scomuniche, queste cause violente, sono finite nel dimenticatoio, ma quei due sono andati avanti. Quindi a volte ci, si tratta di veri e propri sfoghi sessuali, altre volte nasce un amore, hai trovato finalmente l'uomo della tua vita. E l'unica cosa che bisogna fare, però, bisogna dirlo, bisogna Ecco, confessarlo, bisogna quindi avere il faccio. coraggio di dire: guarda, io mi sono innamorato di un altro o altra. Ma quello lo fai quando te ne vuoi andare di casa, perché sennò non conviene. Aspetta Sì, un perché, ma attimo. l'uomo è più vigliacco, perché l'uomo spesso conduce doppie vite con donne fisse per tutta la vita. La donna invece, quando si rende conto di essere arrivata a capolinea, nel 99% dei casi molla tutto e se ne va. Volevo sentire Marco Cavalli, che ha scritto anche questo libro insieme a Zaltron, About Sex. Che ci dici delle amanti, Marco? Beh, allora, in un capitolo del libro che tra l'altro ha scritto il mio coautore, cioè Zaltron, ma che io sottoscrivo perché l'opera è condivisa, noi diciamo che gli amanti sono quelli che curano il minuto mantenimento della coppia, perché in realtà, come diceva giustamente, secondo me, Gassani, bisogna distinguere tra l'amante esclusivo, cioè che vuole l'esclusiva e quindi mira a soppiantare il coniuge ufficiale, e invece l'amante che fa l'amante, cioè fa la seconda scelta, la seconda linea. Allora, di solito, quando si tratta soprattutto quando si tratta di donne, no, le donne possono accettare una storia clandestina fino a un certo punto, perché, come dice Zaltron, le donne ci stanno a non essere le uniche a essere amate, ma non ci stanno a essere le seconde a nessuno. Allora, dopo un po', l'amante donna preme per prendere il posto della donna ufficiale. Questo indipendentemente da come è partita la storia. La storia può essere partita da desiderio, ma poi ecco l'aspetto, secondo me, su cui varrebbe la pena di dibattere. Nella nostra società, l'istituzione dell'amante dopo un po' si coniugalizza, se mi passate il neologismo, cioè quando l'amante diventa fisso, diventa un secondo coniuge, Infatti. quindi sviluppa le stesse meccaniche, le stesse logiche del rapporto tra quello istituzionale. E Vero. secondo me qui c'è un paradosso che vorrei rilanciare come domanda alle donne, no? Cioè il fatto che a un certo punto le amanti donne vogliono prendere il posto della moglie. Sembra il fatto, voglio dire, di aver sperimentato che il ruolo della moglie è un ruolo rischiosissimo, perché vuol dire entrare in competizione con l'amante. Io mi chiederei due volte, no, se arrivo in vetrina, non è che dopo l'altra persona che mi mette in vetrina si procura un'altra amante di scorta e così io come dire, fedifraga, divento defraudata. Cioè è interessante, no? Cioè il fatto di conoscere i rischi del ruolo di moglie non è un argomento Tesoro, sono sufficiente in radio, richiamo per te, richiamo l'amante te. cercare Ciao, ciao, ciao. la Però sistemazione. Beh. posso, c'è anche un elemento da valutare, che molto spesso le amanti vivono già in una relazione matrimoniale, per cui ovviamente anche loro si trovano in una situazione di comodo e non hanno nessuna intenzione né di sostituire il partner ufficiale, ma prendono il momento di svago, tutto quello che di bello ed effimero offre un rapporto dove non c'è la bolletta da pagare, dove non c'è la pasta da condire, dove non c'è il figlio da accompagnare a scuola. Quindi bisogna sempre fare anche qui Sì, una ma valutazione. ci sono mille forme di amanti, mille tipi, come le vie del Signore. C'è la donna sola che va in qualche modo a entrare nella vita di una famiglia, o l'uomo solo, e c'è la donna a sua volta sposata. Il problema è che io non ho conosciuto molti uomini che hanno lasciato la moglie per l'amante, ma ho conosciuto molte donne che hanno lasciato il marito per l'amante. Perché l'uomo difficilmente lascia la moglie, perché la moglie è una certezza. La moglie è la famiglia, la moglie è l'immagine pubblica. Io sto cercando di, non sto giustificando, anzi sto condannando questo atteggiamento, però quando per esempio arriva l'amante e dice o me o tua moglie, l'amante in quel momento si sta suicidando, perché il marito appena sente una frase del genere te la molla. Perché? Perché non ha alcun interesse andare in tribunale, andare dall'avvocato tal dei tali, fare un processo, perdere la certezza e poi perdere probabilmente la sua vera compagna. Perché per molti uomini, diciamo la verità, è soprattutto uno svago. Poi ci può essere l'innamoramento.
La donna invece ha una predisposizione, tu me lo insegni, Carlo Loredana, alla relazione. Per cui l'amante cerca sempre la relazione, non soltanto la vita sessuale, insomma, non è solo quello. Per cui quando si accorge che la relazione non viene ricambiata, comincia a scalpitare. Però, attenzione, le amanti devono rendersi conto di una cosa, che le mogli, nel 90% dei casi, sono i soggetti più forti. Allora che fanno? Fanno la lettera anonima per dire io sto con tuo marito, cercano di sfasciare la famiglia. Ho viste tante in 30 anni di carriera forense, di atteggiamenti di questo tipo. Però così comunque non conquisterai quell'uomo. Quindi la pretesa di sostituirsi alla moglie, soprattutto se è una donna che ti ha messo al mondo i figli e che è la tua colonna, è veramente una pretesa assurda, secondo me. Alberto? Beh, io vado all'inizio del problema. Io mi rendo conto che quando una donna, anche che mi possa piacere, è sposata, io smetto di essere interessato, perché ci sono 3 miliardi di persone al mondo, no? Si guarda altrove. Abbiamo la possibilità, in una fase iniziale, a voglia parlare di innamoramento a prima vista, di scegliere se entrare o no a gamba tesa in una storia che esiste, in crisi, non in crisi. Quando mi presento una donna che anche può essere interessante per me, piace, sono sposato, via, è finita, non esiste più. Da quel punto di vista. Ma sei bravo tu, perché io penso che molti uomini ce le cercano proprio sposate, così. Sì, perché così problemi. Alle 8 se ne vanno. Così alle 8 non hanno problemi che lei vuole la separazione, vuole spaccare. Anche, vale anche per le donne, no? Se uno è sposato, ma guarda altrove, cioè poi ci sono miliardi di uomini, ma perché devi rompere le scatole? Anche perché non sai com'è la situazione. La donna sposata è quella più appetibile per l'uomo. Perché anche lei i suoi orari, anche lei deve tornare a casa, anche lei non ha molte pretese. È la donna non sposata o separata che può diventare un problema di gestione. Questo è quello che vediamo. Io ho conosciuto, stavo pensando, quando Gian Ettore ha detto che il più delle volte sono gli uomini che rimangono malgrado l'amante, no? Io ho conosciuto, cioè ho un amico, un grande amico, al quale è successa una cosa. Cioè lui si è innamorato di un'altra donna e hanno preso anche una casa insieme dove si incontravano quando potevano dai rispettivi impegni di lavoro tutti e due. Poi un giorno non ce l'hanno più fatta e si sono detti: stasera torniamo a casa e diciamo ai nostri rispettivi partner che c'è un'altra situazione in atto. Cosa è successo? Che lui è andato a casa e l'ha detto alla moglie, per cui la moglie l'ha preso, l'ha buttato fuori, malgrado i figli e malgrado tutto, e lui si è dovuto cercare un'altra. La moglie è tornata a casa e non ha detto niente, ed è rimasta, col marito, capito? Quindi quell'altro poveraccio, cioè il mio amico, si è ritrovato fuori di casa a non poter vedere i figli, a doversi affittare un'altra casa, perché ovviamente no, la moglie non l'ha mai voluto riprendere dentro casa, e quell'altro si è fatta la sua vita perché aveva scelto il marito, perché aveva tanti 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 soldi, ecco, diciamo. Oh mamma mia, questa è una tragedia. Marco, se io posso permettermi, vorrei sviluppare quello che diceva Cassani, cioè si parte dal presupposto che se uno tradisce vuol dire che è insoddisfatto del proprio menage, no? Quindi chi ha l'amante instaura un menage che è più felice di quello ufficiale. Qual è il problema? Che a un certo punto, specialmente le donne, no, una felicità che tu non puoi condividere altro che con la persona con cui la istituisci, praticamente non esiste. Cioè una felicità che non ha un riflesso sociale, un riflesso pubblico, che non si teatralizza, non esiste. E allora lì cominciano i problemi, perché un conto è sapere che sei felice da solo e un conto è non poterlo dire a nessuno. Quindi a un certo punto comincia, no, questo problema che gli amanti stanno bene, ma agli occhi degli altri sono i coniugi che stanno bene, che non è vero naturalmente. E allora questo mi fa venire in mente quei paradossi che io chiamo il paradosso del falsario. Io non so se voi conoscete la storia del falsario di Rembrandt, Van Meegeren, no? Allora, Van Meegeren aveva dipinto un finto Rembrandt, un falso Rembrandt, un'ultima cena di Rembrandt, che era stata accreditata come autentica dai maggiori esperti della pittura di Rembrandt. Ora immaginatevi la situazione psicologica di questo falsario. Praticamente lui era Rembrandt, ma non lo sapeva nessuno.
perché lui era Van Meegeren. E cosa ha fatto? Ha fatto quello che nessuno si aspetterebbe mai di fare, si è autodenunciato. Nel momento in cui ha detto di essere lui l'autore di quel quadro, ha smesso di essere Rembrandt, perché diventava il falsario di Rembrandt. Ecco, a molte storie, no, clandestine capita questo: nel momento in cui salgono sul palcoscenico rinunciando al dietro le quinte, devono fare i conti con... è come, no, dicevamo prima, l'economia sommersa, il lavoro nero. Il lavoro nero vale finché resta nero e sostiene il lavoro ufficiale. Nel momento in cui io comincio a dire, sapete, io guadagno dei soldi che non, però non dichiaro al fisco, bisogna incorrere nella sanzione, non c'è niente da fare. Senti, perché tu dici che gli amanti sono i badanti del matrimonio? Secondo te quindi è importante perché salva il matrimonio? Perché secondo me il matrimonio, adesso potrei anche dire proprio una sciocchezza e lo dico in anticipo, secondo me il matrimonio ha pochissimo a che fare con la sessualità. Cioè il matrimonio è un contratto, un accordo, un negoziato tra persone che a un certo punto c'è anche l'elemento erotico, ma a un certo punto l'erotismo diventa affetto, diventa, come sempre quando si istituzionalizza qualcosa, non c'è più la fiamma di prima, no? Quindi nasce qualcosa, ci sono le responsabilità, le condivisioni, ma il sesso basta. Allora l'elemento sessuale, il desiderio, chiamiamolo pure così, si spegne. E come credo diceva prima Gassani, no, a un certo punto le persone cercano soddisfazione al proprio desiderio. Il desiderio è la cosa più effimera che ci sia, perché il desiderio non puoi burocratizzarlo, no? Infatti il problema nei matrimoni quasi sempre è che instaurano una specie di iter burocratico sessuale. Facciamo l'amore il venerdì, però le donne sono bravissime, hanno calendari su queste cose qui, no? Da 2 mesi non mi tocchi, da 4 mesi non mi guardi. No, ma è impossibile stabilire una regolarità nel desiderio. L'amante sta lì per quello, perché l'amante c'è quando tu vuoi che ci sia. Vedo che Gianettore dice, annuisce. No, ha perfettamente ragione, l'analisi perfetta. E devo dire però che ci sono anche degli amanti che vogliono solo essere amanti e che non hanno alcuna pretesa, che hanno le stesse esigenze dell'uomo, che vogliono rompere una routine di un matrimonio fondamentalmente un po' noioso, che magari si poggia su un altro, su altre cose. In effetti il matrimonio è una società, è un contratto, anche se non lo vogliamo ammettere, ma quelle 4 caratteristiche, accordo, causa, oggetto e forma, ci stanno. E negli altri paesi è proprio dichiarato un contratto. Per cui se c'è una sessualità, bene, ma tante coppie vanno avanti senza una sessualità sana o una sessualità magari sbrigativa, come se fosse un compitino da assolvere. Però ci sono i figli, ci sono gli interessi, ci sono famiglie che hanno molti interessi in comune, uomini e donne che lavorano insieme, che hanno aziende. E chi si lascia? Quello che invece io dico sempre e consiglio ai miei amici è di non illudere mai le amanti, di parlare chiaro fin dal primo momento, dire guarda, per me sei l'altra, ma non si può essere così lucidi nei sentimenti. È perché è pericoloso, Rita, perché se una donna... Ho capito che è pericoloso, ma... Gianettore, c'è un problema di base. Noi donne, vedi, la psicologia femminile, quando tu gli dici, guarda, tu non sarai mai, se lo dicessi a me, il mio primo obiettivo sarebbe quello di diventarlo invece. Tu mi dici di no, io mi ci metto, no, Vita. Sono uomini che dicono... Anche inconsciamente. Sì, anche inconsciamente. Esatto. Ho scoperto delle chat, per esempio, nei tribunali, dove praticamente c'era l'uomo che diceva all'amante, domani lascio mia moglie, domani non ti preoccupare, domani troveremo la casa, e l'hanno fatto per me. Amo te. Tutto questo va a incattivire in maniera feroce la donna, perché a quel punto si sente doppiamente presa in giro. Tanto vale parlare chiaro, altrimenti devi correre il rischio di perderla, pazienza. Ma avere una donna che ha delle pretese o un uomo che ha delle pretese, a seconda dei casi, e questo vale anche nelle coppie gay, attenzione, perché anche nelle coppie gay esiste l'infedeltà. Io sono uno studioso delle unioni civili, perché ci ho lavorato insieme alla mia associazione, vi devo dire che adesso il problema non è uomo-donna, è coppia. Cioè, della coppia quale che sia, allora è meglio parlare chiaro con l'altro, perché altrimenti poi diventa difficilissimo uscirne fuori. Ci sono state anche ma anche se parli chiaro poi ci sono molte volte tu non vuoi sentire, cioè, esatto, e poi ci sono degli eventi comunque che ma ci sono i sentimenti, ci sono i sentimenti, ragazzi, capito? Non è un contratto con l'amante, non li puoi gestire, non li puoi rinchiudere
in un... Però l'importante è non lasci traccia che tu avessi lasciato la moglie il giorno dopo, perché ripeto, quello che tu dici è giustissimo, però non c'è nulla di peggio che l'illusione. L'illusione, quando si trasforma in delusione, poi non è più controllabile. Allora, secondo me, è sempre meglio essere chiari, perché se tu hai, come giustamente prima si è detto, se il matrimonio va bene e tu vuoi un diversivo sessuale, è normale che non metterai mai a repentaglio il tuo matrimonio. Perché se quell'amante ha una funzione sessuale, ne puoi trovare quanti ne vuoi oggi. Ma secondo te non è capitato? Quanti casi sono capitati di uomini che hanno iniziato delle relazioni così per gioco e poi si sono trovati presi? Capita anche agli uomini. Capita anche se la donna ci sa fare ti fa cascare, insomma. Comunque voglio dimmi. Scusa Rita, no, volevo rimandarvi una cosa che mi è capitata in terapia tanti anni fa. Ero una giovane psicoterapeuta, ormai sono un po' age, in cui facevo rigidamente un assessment, una valutazione ad un signore un po' più grande di me, per cui io gli chiesi se avesse mai avuto una relazione extraconiugale. Questo uomo, abbastanza infastidito, mi disse: ma dottoressa, ma assolutamente no, mia moglie, la persona che io stimo, che amo, la madre dei miei figli, la persona con cui ho intenzione di continuare questo mio percorso di vita. Io dico: ah, va bene, quindi lei non ha mai tradito sua moglie? Lui mi disse: no, dottoressa, io ho tradito mia moglie. Allora io gli dissi: guardi, allora mi scusi, perché io do lo stesso valore relazione extraconiugale a tradimento. Lei mi disse: no, dottoressa, avere una relazione extraconiugale significa avere una relazione importante tanto quanto. Dice: il tradimento è come dirle, è come, insomma, se io facessi, perdonatemi, autoerotismo. Allora, io rimasi, vi devo dire la verità, io ero molto giovane, avrò avuto una trentina d'anni, sconvolta dall'affermazione di quest'uomo, però è una realtà con la quale poi mi confronto quotidianamente quando parlo con gli uomini. Gli uomini danno molto spesso quelle che noi chiamiamo scappatelle, un valore ovviamente, le definiscono zero. Tradimento, ma sono zero. Zero. Beh, ma quelle non sono le amanti, però. No, quelle sono scappatelle. Quelle sono scappatelle, non sono le amanti di cui... Quindi nelle amanti si parla proprio di relazione extraconiugale che ha una sua importanza. Io avrei più paura, perché voi avete parlato, è il desiderio sessuale di un'altra persona, eccetera. È la noia di un rapporto che magari va avanti da tanto tempo. A me l'unico modo per poter ovviare a una relazione noiosa potrebbe essere invece, chiamiamolo così, il tradimento mentale. Perché io posso allora lì sì innamorarmi di una persona per la sua testa, per le cose che mi dice, perché magari stiamo al telefono delle ore, perché mi dà sicurezza. Mi sento protetta anche senza finirci a letto. E forse questa è la cosa peggiore per una donna, perché lì ti innamori, vieni coinvolta veramente. Sì, non è un problema che non gli stiri le camicie e non raccogli i giornali per terra, capito? È tutto un altro mondo che si muove intorno a te. E allora forse su questo io sono meno drastica, ecco. E qualche volta mi sono augurata in questi anni, però sono una donna libera, che mi succedesse una cosa del genere, cioè di innamorarmi della testa di un uomo. È difficilissimo oggi poterlo fare, perché sono senza testa qualche volta. Siamo un po' diversi esatto. Sto periodo c'è un gap notevole. Sentite, io prima stavo leggendo, perché ci stanno arrivando tanti messaggi da Valeria della regia che me li sta mandando sul cellulare, e c'è buongiorno a tutti voi da Roberto. Il più delle volte l'amante rompe le scatole più del partner. Può capitare. A me è capitato di sentire uomini che parlavano al telefono e dicevano: non posso, stasera devo stare a casa con mia moglie, perché... E queste, dai, che... Oppure, i mariti non lasciano le mogli perché queste sono tutelate, quindi non è una questione di carattere, ma soltanto di paura. Non soltanto paura, perché ci sono veramente, la maggior parte delle donne sono veramente coloro i quali organizzano la vita di una famiglia. Bisogna dire le cose come stanno, poi puoi trovare in tutto nella vita. E quindi è difficile che un uomo possa rimodulare la propria esistenza con un'altra donna al buio, a meno che non se ne innamora pazzamente, come dicevamo prima.
L'uomo, io insomma, sono un divorzista, mi occupo di infedeltà coniugali, è il mio pane quotidiano. E di solito nelle separazioni emerge che lei lascia lui quando ha incontrato un altro lui. Molto raramente lui lascia lei per un'altra lei. È costretto a separarsi perché la moglie l'ha scoperto con le mani nella marmellata, perché ha chiamato un investigatore, perché l'uomo si è tradito, ha lasciato il cellulare senza password sul comodino, è stato sgamato, anche perché l'uomo è sgamabile subito. Ci sono donne che riescono a capire il tradimento di un uomo già come entrano in casa, già come mettono le chiavi nella tuffa, cioè questo l'ha fatto, la sa per fare. Quindi la donna ha un sesto senso che io, di cui ho le prove. Esatto. Io ho le prove del sesso. Con le donne non c'è bisogno neanche dell'investigatore. Anche perché l'uomo è molto sciatto, non cura i particolari, c'è un capello sulla spalla, sembra una banalità, ma quante volte per un capello sulla spalla sono successe separazioni? O in macchina. Ti dicono che è entrato dal finestrino. Bravo. E noi parliamo poi di rossetto sulla camicia. Guardate Rita come... Non è un capello, ma un crine di cavallo. Esatto. Ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità, tra l'altro dopo parleremo con Luciano Tommaso Ponzi, che è il nipote di Tom Ponzi, e quindi gli investigatori pure mi diceva proprio ieri che parlavo con lui al telefono che le donne sono molto più scaltre, quindi è molto difficile beccare. Una cosa incredibile. Allora 3775 104 500 stanno arrivando tantissimi messaggi, a tra poco. Grazie Sonia, allora tra poco.